Sei gerente, Gregorio! Il signor gerente è venuto a vedere perché non sei partito con il primo treno. Noi non sappiamo cosa dirgli. D'altra parte, egli vuol parlare personalmente con te. Apri la porta, ti prego. Egli avrà la bontà di scusare il disordine della tua camera. Buongiorno, signor Sacha. Signora... Non si sente bene! Altrimenti, come avrebbe potuto perdere il treno? Gregorio, non pensa ad altro che alla sua ditta! Anch'io, signora, non me la so spiegare altrimenti. Spero non sia nulla di serio. D'altra parte, non posso trattenermi dall'osservare che noi, gente d'affari, non possiamo sempre tener conto di certe leggere indisposizioni. E dunque può entrare, signor gerente? Signor Sacha, cosa succede, insomma? E si barrica nella sua stanza, non risponde, mette senza ragione i suoi genitori in grave affanno, e questo si è detto incidentalmente. Trascura i suoi doveri professionali in modo veramente inaudito. Io le parlo in nome dei suoi genitori e del suo principale e la prego seriamente di darmi una spiegazione immediata e convincente. La conoscevo come una persona tranquilla, ragionevole, e a un tratto mi viene fuori con dei capricci ben strani. Il principale mi ha accennato una possibile spiegazione della sua mancanza, alluso all'incasso che le venne affidato qualche tempo fa, ma io gli ho dato la mia parola d'onore che questa spiegazione, trattandosi di lei, non può stare. Ora però, davanti alla sua inconcepibile caparbietà, mi passa proprio la voglia di rendermi garante per lei. Sappia che la sua posizione non si può dire molto affatto solida. In principio la mia intenzione era di dire tutto questo a quattro occhi, ma visto che lei mi lascia qui a perder tempo senza scopo, non vedo perché non debbano essere messi al corrente anche i suoi. Il suo rendimento negli ultimi tempi è stato pochissimo soddisfacente. Non è questa la stagione in cui si fanno degli affari di sorta, lo riconosco, ma una stagione in cui non si fanno degli affari brillanti non c'è, signor Sacha, non ci deve assolutamente.